semplificazione, io credo che qui ci siano delle norme importanti. Questo mi sembra un primo segnale importante. Quindi la somma è 550 milioni, 250 milioni per la voce che era la più conosciuta, 300 milioni per un ulteriore segnale di allentamento del vincolo di patto. Erano affermate che le reti autostradali sono sia quelle materiali che quelle immateriali, che un'autostrada digitale ha la stessa importanza per il paese di una autostrada aerea. Per legge assegna e riconosce alle... Io ritengo questa una cosa importantissima, tant'è che la prima ricaduta di questa cosa importantissima che anche le reti di telecomunicazione finalmente alla legge sulle defiscalizzazioni, come lo possono fare le reti tradizionali. Due sono gli aspetti fondamentali, uno strettamente riguarda invece la banda larga, eccetera. Sulla banda larga dico solo che è confermato che lo sconto fiscale è del fatto insieme. Per quanto riguarda le concessioni autostradali, confermiamo che noi abbiamo bisogno, giorni dall'entrata in vigore di questo decreto, le concessionarie autostradali, tutte, che possono segnalare al Ministero delle Infrastrutture da fare una richiesta eventuale di presentare un piano finanziario aggiornato del 5. E dentro il 31 dicembre del 2014, appunto, due date, perché questo ci va a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo posti. Noi quantifichiamo al minimo 10 miliardi di euro di per quanto riguarda invece questa è la sfida che abbiamo, quindi superare anche i campanili, no? Perché le reazioni che ho visto in questi mesi su questa roba, vabbè, mi hanno un po' stupito, ma l'osservazione che deve essere quell'accorpamento integrato in un piano complessivo, ovviamente al tavolo coinvolgeremo innanzitutto gli operatori.